Il tuo canale. Lezioni online, imparare, studiare con le app. Programmi per bambini e bambine dai 2 ai 7 anni. Oggi parliamo di pregrafismo e lo utilizziamo attraverso tablet, cellulari e anche PC. Oggi impariamo quindi a usare un programma per fare il pregrafismo che si chiama Graphisme Maternel, un programma francese molto carino, semplice, adatto a tutti i bambini di tutte le età, ma anche per i bambini della scuola primaria, per la prima e la seconda, che possono avere qualche incertezza ancora nella scrittura. Questa app è soltanto per il sistema iOS, sto cercando un'app relativa anche per il sistema Android. Ricordo sempre che questi video sono fatti velocemente e quindi hanno sempre delle imperfezioni e delle incertezze. Scusatemi, ma per fare tanti video, soprattutto di didattica, devo accelerare un po' i tempi e a discapito un po' della precisione. Grazie. Bene, oggi vi presento un'app molto interessante per la scuola dell'infanzia, per sviluppare in modo particolare il pregrafismo. Questa app si chiama esattamente Graphisme Maternel e si può fare, la sto aprendo, si può fare sia utilizzando il dito e sia utilizzando una penna che sarebbe più adatta per scrivere su un tablet. Come vedete, qui si presentano tutta una serie di disegni da scegliere per fare le diverse attività. In basso vedete diversi tipi di forme perché può assumere la penna, vede, cambia di grandezza e quindi questo ci permette poi di modificare un po' anche lo spessore della matita. Un aspetto importante è la prensione, di cui parleremo successivamente. Quindi queste ne potete fare così, anche modificarle, cambiarle, perché è bene, insomma, non fare sempre la stessa cosa. Cominciamo dalla prima. Ecco, come vedete si apre questo spazio e la cosa importante è che dà anche l'orientamento che bisogna seguire con la penna. Se clicchiamo in alto, vedete, è cambiato il modo di fare le cose. Così è libero, senza punti di riferimento. E quindi come si fa? Si parte, vedete, e se sbaglio, e mi sta dicendo che, vedi, avevo sbagliato il verso, quindi non si ruotano i rotondi, i cerchi in senso orario, vedete che si blocca, ma in senso antiorario, e questo è importante, vedete? Quindi è un modo per abituare il bambino a seguire il giusto percorso. Se sbaglia si blocca, quindi è veramente efficace per addestrare il bimbo o la bambina su come eseguire questo tipo di esercizio. Una volta fatto questo, se vado in alto a destra dove si trova la penna, ci clicco e appaiono delle righe, quindi posso fare adesso l'esercizio direttamente negli spazi, vedete? Quindi è veramente un programma eccezionale che ci aiuta a fare molte attività. Se sbaglio, vedete, si blocca, quindi effettivamente è importante, ok? Qui permette, vedete, di cambiare anche tipo di modello e di attività da fare. Sto sempre in alto a destra, ci sono due freccette, una verso sinistra e una verso destra. Quindi ci permette di fare un lavoro molto interessante. Ecco, cambio, vedete? Ecco, diciamo è come se stesse scrivendo direttamente su un foglio, ok? Quindi questo è veramente efficace. Voglio cambiare forma. Ho sbagliato, quindi devo andare fino giù. Vedi, se non seguo bene il percorso si blocca. Quindi questo è anche un modo efficace per poter fare le cose. Qui è finito, quindi non c'era nient'altro. Vedete? Quindi mi guida passo passo verso le cose che devo fare. È veramente un programma eccezionale. I circa 3 euro che costa li vale veramente tutti.
ok? Tornando indietro posso tornare alle diverse cose, qui vedete quante possibilità ho, posso fare questo per esempio, dove parto dal centro, è sbagliato, e poi mi dà come risultato, mi fa vedere una lumachina. Sto sbagliando. Devo seguire esattamente perché altrimenti non ci riesco. Deve essere più preciso. Questo è proprio difficile. Ah. Mi serve un bisonte a me, più che per fare questo. Vediamo se cambio sistema e vado qui. Vediamo se qui adesso riesco meglio, che uno spazio maggiore. Ecco fatto, ci sono riuscito, evviva! Che bene sembra, sono bravo, cose incredibili. Anche qui, vedete, ci sono tutte le diverse, cioè per ogni tipo, in sostanza, di progetto didattico, vedete, questo c'è una diversità. Ecco, quindi è un programma che vi consiglio, è semplice, immediato, molto interattivo e divertente anche per i bambini. Ok, quindi questo è il primo programma di una serie di app che vi presento per sviluppare il pregrafismo. Questo, che io sappia, funziona soltanto sul sistema iOS. Adesso sto verificando per il sistema Android di trovare qualche cosa di simile. Ok, e buon lavoro da vostro nonno Riccio. Iscriviti al canale e fallo anche conoscere. Buon divertimento da un Riccio. Eccomi qua.